La ginnastica aerobica è uno sport non ancora molto conosciuto e questo è un gran peccato perché appunto io quando l'ho visto la prima volta ad un'esibizione mi trovavo tra l'altro lì per caso e mi sono subito innamorata di questo sport senza sapere neanche il nome praticamente. Mi è piaciuto fin da subito perché sembra abbastanza simile alla ginnastica artistica, però in realtà ci sono molti aspetti diversi. Perché appunto è uno sport in cui non ci sono gli attrezzi, ma c'è solo il corpo libero e la pedana è leggermente diversa, c'è una musica molto ritmata e veloce e quindi è molto importante anche la parte diciamo coreografica e dell'aspetto più artistico e quindi sia l'espressività, ma contemporaneamente anche degli elementi che sono comunque molto difficili, che riguardano sia l'aspetto di forza, scioltezza e flessibilità. Ho sempre cercato di superare i miei limiti e soprattutto e anche quelli degli altri. Sono riuscita ad arrivare a questi risultati che hanno fatto molto piacere sia per tutta la fatica che comunque abbiamo sempre fatto sia io che i miei tecnici, comunque col supporto delle mie compagne di squadra e insomma di tutti. La prossima tappa importante è una tappa della Coppa del Mondo che si terrà a Cantanhede, che è in Portogallo. E a fine marzo e subito dopo ci saranno i campionati europei e quindi appunto i mondiali sono stati una grande soddisfazione, ma spero un punto di partenza e spero insomma che mi possano aiutare anche per prepararmi meglio per le prossime gare e cercare di in qualche modo o mantenere il risultato comunque avere dei buoni risultati perché ogni anno ci sono sempre nuove atlete che passano in questa categoria e quindi sarà sempre più difficile anche solo mantenere questo risultato.